azzurro, azzurro mare, dedicato alla stella, quella da amare. Brividi d'azzurro, azzurro cielo, noi campioni di oggi che così resteremo. Aggrappate una bandiera, stretti e più uniti che mai verso il sole. Voglia di vincere noi, inseguire una chimera. Bentrovati a Football Now. Inizia così un'altra puntata dopo lo stop riservato alle nazionali, con un'altra giornata di campionato che ci riserverà grandi sorprese e contest probanti che serviranno a tassare il polso delle protagoniste. Torna in panchina Maurizio Sarri dopo lo stop per la polmonite e lo fa a Firenze, che da tecnico del Napoli gli riservò amarissime sorprese. Ma ne parliamo nel dettaglio con Massimo Cicognani, benvenuto. Sì, eccoci qua, ben, grazie. È vero, io inizierei dalla nazionale, che nel turno di sosta, nel doppio turno di sosta del campionato, è andata a conseguire due preziosissime vittorie, la prima in Armenia, la seconda in Finlandia, e praticamente ha messo un ulteriore tassello verso la conquista di quel posto ai prossimi campionati europei del prossimo anno. Detto questo, ci tuffiamo nella dimensione di un campionato con la partitissima, che è ovviamente quella dello Stadio Franchi, dove si affrontano la Fiorentina e il Napoli. Abbiamo detto di Maurizio Sarri che giocherà la prima partita ufficiale in panchina dopo essere stato costretto allo stop per via della polmonite. È una trasferta di quelle insidiose, perché Maurizio Sarri la ricorda benissimo: proprio all'Artemio Franchi 2 anni fa perse alla guida del Napoli uno scudetto che sembrava ormai essere pronto per essere cucito sulle maglie degli azzurri. Purtroppo invece è andata come è andata. Il Napoli, per bocca dello stesso Sarri, perse lo scudetto in albergo. L'appuntamento si ripete, ingredienti essenziali e giusti per una partitissima, con i viola di Vincenzo Montella scottati da una partenza handicap, con 2 sconfitte consecutive nelle prime 2 giornate di campionato, e intenzionati seriamente a ritornare sulla cresta dell'onda. Dall'altro c'è una Juventus che invece vuole continuare a volare alto, e questo sarà il motivo predominante di una sfida densa di molti significati, e ci auguriamo ricca di bel gioco e soprattutto di tanti gol. Bene, abbiamo detto della Juventus, eccoci invece al Napoli, all'esordio al San Paolo, e lo facciamo con il servizio di Francesco Raiola. Archiviata la sosta per le nazionali, il campionato è pronto a ripartire e il Napoli riparte dal fuorigrotta, dal San Paolo, che abbraccerà per ben 2 volte gli azzurri a distanza di poche ore. Sabato alle 18 arriverà la Sampdoria di Di Francesco, in piena crisi dopo le prime 2 sconfitte in campionato, e soprattutto martedì sera alle 21 al fuorigrotta arriverà il Liverpool, campione d'Europa, di Mo Salah e di Jurgen Klopp. Quel Liverpool che proprio l'anno scorso si rivelò fatidico per la qualificazione degli azzurri agli ottavi di finale di Champions League. Ricordiamo tutti la clamorosa parata di Alisson al 92esimo su Milik, che costò la qualificazione agli azzurri agli ottavi di finale, forse meritata, tant'è vero che finirono a pari punti sia Liverpool che Paris Saint-Germain. Azzurri pronti al riscatto dunque, dopo la brutta sconfitta anche rocambolesca contro la Juventus grazie alla torete sfortunata di Koulibaly, e il San Paolo è pronto ad accogliere i suoi idoli. In testa accanto ai bianconeri c'è l'Inter di Antonio Conte, vogliosa di riscrivere la storia. Diverso invece l'umore sull'altra sponda dei Navigli, con il Milan alla ricerca di una giusta collocazione. Vediamo il servizio. Le 2 milanesi, dopo la sosta delle nazionali, sono pronte a tuffarsi nel terzo turno di campionato. L'Inter affronterà sabato alle 20.45 al Meazza all'Udinese, mentre il Milan sfiderà il Verona al Bentegodi domenica sempre alle 20.45.
La benamata, dopo aver superato con esito positivo il complicato esame di Cagliari, deve dare seguito a quanto di buono fatto finora. Alexis Sanchez scalpita per una maglia da titolare, vuole sfidare l'Udinese, la sua ex squadra, e vuole formare con Romelu Lukaku un tandem d'attacco davvero temibile. Nonostante la tripletta in nazionale di Lautaro Martinez, il cileno è favorito sull'argentino. Per quanto riguarda gli altri favoriti in formazione, c'è Barella, che dovrebbe partire dal primo minuto, ma anche Godin, che insieme a Skriniar e De Vrij dovrebbe formare la linea difensiva. E dunque Antonio Conte ci tiene tantissimo ad ottenere la terza vittoria consecutiva. Per quanto riguarda il Milan, invece, come dicevamo, deve superare l'ostacolo Verona, che è reduce dalla vittoria contro il Lecce, e deve conquistare più punti possibili in casa per ottenere una salvezza molto difficile, ma possibile. Il Milan che potrà sfoggiare il nuovo acquisto Rebic proveniente dall'Eintracht di Francoforte, un tassello molto importante per gli schemi di Giampaolo, che invece dovrebbe rilanciare dal primo minuto Piontek dopo l'esclusione molto inaspettata contro il Brescia. Dunque, le due milanesi sono chiamate ancora una volta a non fallire l'appuntamento e a confermare le attese. Altre sorprese. Ma guarda, è un campionato che adesso per ora siamo arrivati soltanto alla seconda di campionato, alla seconda giornata. Io credo che c'è da tenere sotto osservazione la Lazio di Simone Inzaghi, che ha fatto benissimo in questo avvio di stagione, oltre che nel precampionato, è una squadra rodata e collaudata. Poi guarderei con profonda attenzione alla nuova Roma di Paolo Fonseca, che proprio in chiusura di mercato ha piazzato dei colpi importanti. La Roma vuole ritornare prepotentemente in Champions League. E poi ovviamente ci saranno sempre le solite sorprese. Io dico che ovviamente la Juventus, l'Inter e il Napoli hanno qualcosa in più per provare a vincere questo campionato, ma attenzione perché la sorpresa è costantemente dietro l'angolo. E adesso vediamo cosa sta accadendo nella capitale tra la Roma e la Lazio e cominciamo proprio dalla formazione biancoceleste con il servizio di Gianluca Malavisita. Dopo la sosta per le nazionali riparte la Serie A e riparte anche il cammino della Lazio, che domenica alle ore 15 sarà impegnata a Ferrara contro la Spal. Lazzari avrà modo di rivedere i suoi ex compagni e i capitolini ritroveranno Murgia, passato in estate proprio al club spallino. Il mister Simone Inzaghi vorrà dare sicuramente seguito al bel gioco espresso nei primi due turni di campionato, con la vittoria a Marassi e con il Pari, che comunque ha dato buone sensazioni per quanto riguarda il gioco contro i giallorossi di Fonseca. Ma il mister piacentino dovrà fare i conti anche con il turnover, dovrà gestire le forze in vista dell'impegno di giovedì in Romania, contro il Cluj per l'Europa League. La formazione però dovrebbe essere confermata in toto con Vavro e Berisha che chiedono spazio, ma che potrebbero trovarlo appunto proprio in Europa. Tocca ai giallorossi che hanno attinto al mercato e puntano a ritornare sulla cresta dell'onda. Vincere per cominciare a dare un senso alla stagione, dimenticare il mezzo passo falso all'esordio con il Genoa, battere il Sassuolo e tornare a volare. Sfida non facile contro un avversario ben attrezzato, ma la Roma non ha alternative, deve vincere e basta per presentarsi Contro la squadra turca, squadra turca ostica proprio per in tradizione. Istanbul all'Olimpico. I nuovi innesti, il gran lavoro di Paolo Fonseca sono pronti per far riprendere ai giallorossi il filo conduttore di un campionato che necessariamente avrà come obiettivo il ritorno in Champions, un dovere per regalare alla gente romanista una stagione coi fiocchi. Puntare alla Grande Europa, alla Coppa Italia e all'Europa League. Non sarà facile, vista la concorrenza, ma i giallorossi hanno il dovere di provarci, a cominciare da domenica. Massimo, la prossima settimana torneranno anche le coppe europee. Cosa dobbiamo aspettarci? Ma innanzitutto grande interesse, grande attenzione. Con le nostre formazioni, sono quattro in Champions League, due in Europa League, che punteranno ovviamente a raggiungere il massimo in entrambe le competizioni. C'è una Juventus che vuole tornare a volare alta,
la Champions è sempre sfuggita ai bianconeri, quest'anno la squadra è stata maggiormente rafforzata e quindi hanno l'opportunità per inseguire quel sogno che ormai manca da tantissimi anni. Poi seguirei con grandissima attenzione l'Inter e il Napoli. I nerazzurri hanno un girone non propriamente facile, ma il lavoro che sta facendo Antonio Conte secondo me può portare dei grossi risultati alla formazione nero-azzurra. Per quanto riguarda invece il Napoli, è stato inserito in un gruppo non propriamente morbido, esordirà subito contro il Liverpool che è la formazione campione d'Europa in carica, con il ricordo della sfida dello scorso anno che proprio al photo finish permise al Liverpool di passare il turno e il Napoli rimase a bocca asciutta. E poi c'è la sorpresa dell'Atalanta che per la prima volta nella sua storia giocherà in Champions League e sarà ovviamente da valutare. Poi in quanto riguarda invece l'Europa League, le due romane, la Lazio e la Roma, non dovrebbero avere contraccolpi per quanto riguarda quantomeno questo primo girone eliminatorio, con i biancocelesti che giocheranno giovedì alle 18.55 in Romania contro il Cluj, mentre la Roma esordirà sempre giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico contro la formazione dell'Istanbul. Ricapitolo un attimo per beneficio di chi ci ascolta anche gli impegni della Champions: martedì si inizia alle 18.55 con Inter Slavia Praga, mentre alle 21 Napoli Liverpool, mercoledì alle ore 21 Atletico Madrid Juventus e poi l'Atalanta che giocherà contro la Dinamo di Zagabria in trasferta, e sarà già questo di Zagabria un match fondamentale per quanto riguarda la formazione di Giampiero Gasperini. Bene, siamo in chiusura, come sempre andiamo al riepilogo della prossima giornata. Sabato 14 settembre Fiorentina-Juventus alle ore 15, alle ore 18 Napoli-Sampdoria, mentre alle ore 20.45 c'è Inter-Udinese. Domenica alle ore 12.30 Genoa-Atalanta, alle 15 Brescia-Bologna, Parma-Cagliari, Spal-Lazio. Alle ore 18 Roma-Sassuolo, alle ore 20.45 il posticipo Verona-Milan, infine lunedì Torino-Lecce ore 20.45. E anche per questa settimana, Massimo, volgiamo al termine del nostro appuntamento. Io ringrazio tutti voi per l'attenzione. Grazie, buona serata. Arrivederci. Azzurro, azzurro mare, dedicato alla stella, quella giusta da amare. Azzurro, azzurro cielo, noi campioni di oggi e così resteremo. Cento mille città, aggrappate una bandiera, stretti e più uniti che mai verso il sole.